veloce al centro con De Luigi, ancora un cambio palla, servizio che torna nelle mani degli azzurri. Vediamo anche un pochino più in taglio il sestetto Fran Fabiani, naturalmente in regia Fanini, Philippe Blen, poi Tilly, Jurkovic, For e Hervé Masson. Sono queste le coppie di attaccanti che si alternano sia come schiacciatori centrali sia come schiacciatori d'ala. Ancora un errore in battuta parte da questa volta da parte di Philippe Blen, entrato poi in campo nella fase finale del primo set ed è rimasto anche nel set Eric Bouvier, fortissimo schiacciatore d'ala della squadra transalpina che aveva saltato le prime due partite per un infortunio a faccio. Punteggio sempre fermo sul 3-1, eccolo qua Eric Bouvier che va al servizio con la sua potente battuta al salto. Recensione di Lucchetta per Fabio Ullo, Bertoli da seconda linea, si rigioca ancora Fabiani, Stefan For, primo il diagonale di Stefan For, punteggio di 3-2 in favore dell'Italia, Francia che accorcia le distanze. Nell'incontro di apertura della terza giornata dei Gialli qui a Montpellier, la Cina ha vinto facilmente per 3-0 contro il Venezuela. Altri risultati, la vittoria della Polonia contro la Cina di Taipei e la vittoria tranquilla del Giappone contro la Grecia. Quindi già da ora possiamo dire che le quattro squadre che andranno a giocare il girone dal 13° al 16° posto saranno Venezuela, Egitto, Cina di Taipei e Grecia. Nelle mani della Francia, punteggio di 3-2, Fabio Ullo con una mano, Andrea Lucchetta e Richiello. Bellissimo il lungo linea di Gianni Richiello, è partito in ritardo il muro di all'ultimo anno, giocherà nella Parma. C'è un altro giocatore, si tratta di Laurent Tilly, lo potrete riconoscere dal 9 sulla maglietta, che il prossimo anno giocherà in Italia e precisamente nelle file della Cutpa di Falconara. Un errore in battuta ancora per l'Italia, primo nel secondo set. Quattro gli errori complessivi della squadra italiana, ha sbagliato Cantagalli e Richiello e poi due volte consecutivamente Cantagalli. Sono cinque invece gli errori della squadra francese, nel primo set ha sbagliato due volte con Jean-Marc Jurkovic e due volte con Hervé Masson. Il pallonetto di Eric Bouvier, rimedia Cantagalli, Ullo in sospensione, Richiello da seconda linea, bravo Bouvier in difesa per Masson. Lo stesso Bouvier, ottima la combinazione d'attacco dei francesi, che ottengono così un cambio palla, punteggio fermo sul 3-2. E mentre vi stiamo parlando, nelle altre sedi, cioè a Tourcoing, a Clermont-Ferrand e a Orléans, si giocano altri incontri molto spettacolari, altri incontri molto importanti che decideranno il primo posto nei vari gironi, e cioè il Brasile affronta la Cecoslovacchia, ma sarà sicuramente primo nel girone, l'Unione Sovietica contro Cuba, un'altra sfida bellissima, e poi un altro match molto interessante, quello tra Stati Uniti e Argentina. Errore di Ullo che è partito con un po' di ritardo su questo pallonetto, Francia che torna in vantaggio sul punteggio di 4-3, primo set 16-14 per i nostri avversari. La ricezione di Richiello, Ullo in sospensione per Cantagalli che riesce a far aprire il muro composto da Bouvier e Masson, squadra italiana che riconquista il diritto al servizio con Andrea Lucchetta. La nostra prima linea è formata da De Luigi, Bertoli e Fabio Ullo. Fabiani in sospensione, bella questa combinazione centrale, si gioca ancora. Ancora Fabiani per Bouvier, Cantagalli, Ullo in sospensione per De Luigi. Ancora Ullo che chiama Bertoli a schiacciare prima intenzione, Bertoli finta per De Luigi. Ottima la combinazione d'attacco della squadra italiana che si riporta in parità. Ritrovati i francesi sul punteggio di 4-4. Secondo set dell'incontro che deciderà la prima posizione del girone di Montpellier e che è decisivo perché il risultato conseguito varrà anche nel secondo girone che l'Italia disputerà a Tolosa con le prime tre squadre del girone C, non sappiamo ancora l'ordine, ma sicuramente le tre squadre saranno Brasile, Bulgaria e Cecoslovacchia, questi tre incontri che l'Italia dovrà affrontare nel secondo turno, cioè in quello di semifinale. Andiamo a vedere Franco Bertoli, murato seccamente da Blen, Franco Bertoli, e Francia che torna in vantaggio di un punto, 5-4, Italia già disposta in ricezione, il servizio nelle mani di Jean-Marc Jurkovic e Richiello. Ullo la finta, bella la combinazione con De Luigi, ma ricostruiscono i nostri avversari.
Fabiani chiama ancora Laurentilly, la palla è fuori come segnalano i giudici francesi, ma in questo caso rimedia a loro favore l'arbitro, che è il messicano Arredondo, coadiuvato dall'argentino Castillo, e punteggio di 6-4 in favore della Francia. Time out richiesto dall'allenatore italiano Silvano Prandi. Più di 5.000 persone, vi dicevo, sono presenti qui al Palazzo dello Sport di Pompei per seguire questa Francia, che ha avuto un grandissimo seguito anche in quanto a stampa, opinione pubblica, sempre anche sulle prime pagine dei giornali politici in questi giorni è sempre comparsa una foto di pallavolo con grossi titoli per lo squadrone francese. Vullo per De Luigi, ottima la combinazione dei due giovani giocatori che hanno militato per tantissimi anni insieme nel Custorino. Il prossimo anno Fabio Vullo sarà il regista della Panini di Modena, campione d'Italia. Fabiani, risponde Fabiani con una bellissima combinazione chiusa molto bene da Bouvier, cambio palle, punteggio che rimane fermo sul 6-4. Italia in difficoltà contro le combinazioni varie e numerose di Alain Fabiani. Cantagalli, ma bravissimo con il suo lungo linea. Cantagalli che sta giocando a dispetto di un infortunio al ginocchio, ha stretto i denti il giovane schiacciatore opposto della Panini di Modena. Ecco Bertoli che va a servire, buona la ricezione francese, ma anticipa tutti Enrichiello, ha toccato la rete Fabiani. Italia che accorcia le distanze, un solo punto da recuperare, 6 per chi riceve la Francia, 5 per chi batte l'Italia, con Franco Bertoli che va a fondo palestra, cercare una battuta attesa che mette in difficoltà la ricezione dei francesi, che però rispondono con uno schema bellissimo chiuso da Bouvier, che sembra non risentire più dell'infortunio che l'ha tenuto lontano dal campo nelle due partite con Cina e Venezuela. Ecco lo stesso Eric Bouvier che va a battere al salto. Lucchetta, sospensione di Fabio Vullo, ottima la conclusione di Guido De Luigi. Squadra italiana che sta giocando molto bene e che veramente ha perso dopo più di mezz'ora di lotta il primo set col punteggio di 16-14 dopo aver avuto un set ball a propria disposizione. Difettosa la ricezione, assegnata la palla ai francesi e qui l'arbitro messicano non si trova assolutamente d'accordo, la palla non era assolutamente passata, mentre il messicano Arredondo fa chiaramente segno che il pallone è stato toccato. Naturalmente tutte queste cose succedono quando si gioca lontano da casa e il vantaggio del fattore campo si fa sentire. Ma andiamo a vedere Fabio Vullo. Cantagalli rimedia in qualche modo a questa strada non troppo precisa per Masson, la palla è fuori ma è stata toccata a Cantagalli, settimo punto per la Francia, che ha approfittato a nostro avviso di una errata decisione arbitrale del messicano Arredondo, che fino adesso non ci è sembrato molto all'altezza. Gianni Enrichiello, ottima la sua schiacciata con questa bella combinazione al centro con due finte. Italia che riconquista il servizio, due ore punti da recuperare. Luca Cantagalli che presumibilmente batterà al salto, eccolo Cantagalli, buono il suo diagonale ma buona anche la decisione dei francesi. Ottimo il muro che finisce fuori veramente di un soffio, il muro di Andrea Lucchetta. 7-5, servizio nelle mani del capitano francese Alain Fabiani, 28 anni, alto 1,86 m, quasi 300 le sue presenze in nazionale. Vullo, Andrea Lucchetta, ottima la conclusione di Andrea Lucchetta, sta giocando bene l'Italia, aveva giocato benissimo nel primo set e nonostante la sconfitta per 16-14 non sembra averne patito troppi risvolti psicologici. Fabiani, chiamato Blen, Bertoli rimedia ma la palla purtroppo finisce fuori, ancora un cambio palla, punteggio fermo sul 7-5. Il servizio di Stefan For, Gianni Enrichiello difettoso la sua ricezione per Bertoli. Cantagalli non può far altro che un pallonetto essendo giocatore di seconda linea. Fabiani per Bouvier, murato Bouvier, forse la palla neanche era passata. Vediamo Philippe Blain, rimedia bene Cantagalli. Vullo chiama Lucchetta, la veloce, fuori la veloce di Andrea Lucchetta, ottavo punto per la Francia, veramente due palle fuori di un soffio.
un muro e una conclusione di Andrea Lucchetta stanno permettendo alla Francia di condurre con 3 punti di vantaggio. Fuori la battuta di Stéphane Faure, è il 6° errore per la squadra francese contro i 4 errori dell'Italia. Il servizio per Andrea Lucchetta. Durante lì, difettosa la mano, rimedia con una bellissima alzata in sospensione con una sola mano Alain Fabiani, e la Francia riconquista il servizio. Schema oltre che redditizio altamente spettacolare, 3 punti di vantaggio per la Francia, 8-5. E Richiello, Bullo, De Luigi, potente la conclusione di Guido De Luigi. Ottima la prova dello schiacciatore centrale del Custorino, l'Italia riconquista il servizio. Comunque stiamo giocando a viso, come dicono qui, con i francesi. Accorciate le distanze per questo pallonetto errato di Eric Bouvier. 8-6, servizio ancora nelle mani di Fabio Bullo, che decide di battere corto, ma ricevono bene gli avversari. Con una sola mano Cantagalli compie un mezzo miracolo, ancora chiamata alla schiacciata, allo schiacciatore posto Blen, e sul punteggio di 8-6 la Francia riconquista il servizio. Servizio per lo stesso Philippe Blen, e Richiello per Bullo, per Franco Bertoli. Bullo ancora in palleggio, e Richiello difettosa la sua alzata, rimedia in qualche modo, la palla però è finita fuori dall'asticella che delimita il campo in linea d'aria, e punteggio di 9-6 per la Francia, che va a battere con il 26enne Philippe Blen, 1,93 m di altezza, 250 la sua presenza in nazionale. Difettosa ricezione azzurra, Cantagalli contro il muro a 2 dei francesi, si gioca ancora. Bertoli dalla zona 2, murato seccamente Franco Bertoli, e 10° punto per la squadra francese, che ha preso il largo in virtù di un muro veramente eccezionale. Cambio per l'Italia, va in panchina Andrea Lucchetta, entra Andrea Gardini, che il prossimo anno giocherà nella Tartarini di Bologna dopo aver giocato per molti anni con il CUS Torino. Fischiata ancora un'infrazione alla squadra italiana, punteggio di 11-6, time out richiesto dall'allenatore italiano Silvano Prandi. Si è lasciata un po' andare la squadra azzurra in questa fase decisiva del secondo set, dopo, come vi ho detto, aver giocato un ottimo primo set e aver giocato anche molto bene fino al punteggio di 7-5 a favore francese. Vediamo l'ultimo punto della Francia. Fischiata addirittura una invasione. Ed ecco la panchina francese con l'allenatore Eric Daniel, giovanissimo, ha solo 30 anni, è coadiuvato da Gérard Cassan e da Michel Janson. Difficile la situazione per l'Italia, punteggio di 11-6. Servito nelle mani sempre dello schiacciatore che gioca opposto a Fabiani, Philippe Blen. E Richiello, buona la sua ricezione per Bullo, per De Luigi. Ottima la conclusione di De Luigi, quando la ricezione italiana funziona anche Bullo può esercitare a suo piacimento i numerosissimi schemi di cui sono forniti gli azzurri. Franco Bertoli va a servire in battuta al salto. Difettosissima la battuta di Franco Bertoli, è il 5° errore complessivo della squadra italiana, 1° personale di Franco Bertoli in battuta. Tocca a Eric Bouvier, e non forza troppo Richiello, chiamato in veloce dietro De Luigi, c'è stata un'invasione di Fabiani che ha toccato la rete con il corpo. Ancora cambio palla, punteggio sempre fermo sull'11-6, il servizio va a Guido De Luigi, 23 anni, schiacciatore centrale del CUS di Torino, ha preso il posto nella fase finale del primo set di Andrea Gardini, che è entrato pochi attimi fa a sua volta al posto di Lucchetta. Ancora un cambio palla, e Francia che in questo momento sembra disporre a proprio piacimento della squadra italiana, che ha giocato un ottimo primo set, perso veramente di un soffio 16-14, e che si è disunita solamente negli ultimi minuti di gioco. Adesso punteggio di 11-6, servito a Laurent Lee. Bellissima la combinazione veloce tra Bullo e Gardini. Italia riconquista il servizio, peccato non si riesca a dare un po' di catena a questo gioco. Guardate la bella combinazione con la conclusione potente e precisa di Gardini. Cantagalli insiste nella battuta al salto, fa bene, un po' in difetto Fabiani, riesce comunque a rimediare. Ottimo il muro ancora di Bullo e Gardini, che stanno giocando molto bene in questo frangente. 11-7 sempre naturalmente per i nostri avversari francesi.
servizio ancora nelle mani del 21enne schiacciatore opposto di Panini Modena, Cantagalli. Eccolo con la sua battuta al salto. Sbaglia ancora Cantagalli, tantissimi gli errori di Cantagalli in battuta, sono già stati 4 su i 6 complessivi della squadra italiana, una percentuale molto alta. 11-7, Fabiani batte cortissimo, arriva in tempo De Luigi, Gardini, bravissimo Andrea Gardini. L'Italia riconquista il servizio con 4 punti che ci dividono dai nostri avversari, il servizio nelle mani di Gianni Richiello. Fuori anche la battuta di Richiello, secondo errore personale di Gianni Richiello, settimo errore complessivo della squadra italiana. Stefan Foro al servizio, la decisione di De Luigi, Ullo in sospensione, ancora per Gardini, 3 punti consecutivi di Andrea Gardini, naturalmente quando parlo tra punti e cambi di palla, è lo stesso Gardini che va in seconda linea, prima linea italiana con De Luigi, Bertoli e Fabio Ullo, il nostro lanciatore. Buona ricezione dei francesi, Fabiani non riesce a salvare questa schiacciata in diagonale di Jean-Marc Jurkovic e Andrea Gardini, e i francesi riconquistano tranquillamente il servizio, punteggio di 11-7. Jurkovic al servizio, la ricezione di Richiello, Vullo, schiacciata ritardata di De Luigi, rimedia Fabiani che è anche un ottimo difensore oltre che un ottimo regista. Andrea Gardini in una stata alla zona 4 per De Luigi contro il muro a 3, si gioca ancora, la palla ha toccato purtroppo terra ed è il 12° punto per la squadra francese che ha ancora un turno di servizio con Jean-Marc Jurkovic ed entra Andrea Zorzi al posto di Cantagalli. Andrea Zorzi ha 21 anni, alto 2 metri, gioca nel Sant'Al di Parma. Sono 5 le sue presenze in nazionale, uno dei prodotti della Nazionale Juniores che vinse la medaglia d'argento lo scorso anno ai campionati mondiali, finale persa contro l'Unione Sovietica. E vedremo adesso Zorzi subito impegnato in prima linea. Ha battuto Vullo, potentissima la schiacciata di Eric Bouvier, non ha nessun dubbio il segnalinea, naturalmente i segnalinea sono tutti francesi e quindi non abbiamo nessun vantaggio da questo punto di vista. Vullo che va subito a cercare Zorzi, potente la schiacciata di Zorzi ma possono ricostruire i francesi. Ancora Bouvier, 13° punto per la Francia, 13 per chi batte, 7 per chi riceve. Squadra italiana in grossa difficoltà davanti alle combinazioni veloci offerte da Alain Fabiani, regista della Sant'Al di Parma dal prossimo anno. Si gioca ancora ma segnala 4 tocchi sul messicano Arredondo, brutto gesto di Fabio Ullo che ha tirato il pallone in mezzo al pubblico, vedete segnalato chiaramente, la palla del 7 per i francesi, punteggio di 14-7, annullato il primo con questa bella conclusione centrale di Guido De Luigi. La squadra italiana si è innervosita nella fase cruciale, nella fase determinante del secondo set, dando così via libera ai fortissimi francesi. Bouvier, potentissima la schiacciata di Eric Bouvier che non era partito nel set iniziale a causa di un infortunio ma poi è entrato dando un grandissimo apporto specialmente in fase d'attacco. Secondo set ball per i francesi che sbagliano con Bouvier, è l'ottavo errore della squadra francese in battuta contro i 7 errori della squadra italiana. 14-7 per la Francia, la battuta, la buona ricezione, Fabiani ancora in regia, chiude molto bene Laurent Tilly per il prossimo anno sullo schiacciatore centrale della Cipalta. Terzo set ball per la squadra francese, servizio con lo stesso Laurent Tilly, effettuosa ricezione, Zorzi, lo stesso Enrico francese, e sono in vantaggio per 2-0, punteggio di parte del primo set, 15-7 il secondo gioco. Aveva iniziato molto bene l'Italia anche nel secondo set, nonostante avesse malamente perso il primo gioco 16-14, poi la squadra italiana si è disunita in virtù di una ricezione non sempre perfetta, ma sicuramente le combinazioni migliori, quelle più efficaci dei nostri avversari francesi sono state quelle suggerite da Fabiani e concluse spesso e volentieri da Eric Bouvier, un uomo in più per la Francia, per questa squadra che da 18 mesi sta preparando
questi campionati del mondo, che ha disputato 68 incontri di preparazione ai mondiali, cogliendo 52 vittorie e solamente 16 sconfitte. L'ultimo incontro di preparazione, l'ultima partita importante della squadra francese prima dell'inizio del mondiale, è stata la vittoria col punteggio di 3-1 contro il Giappone. Inquadrato il giovane allenatore francese Eric Daniel. A 0 quindi per i nostri avversari, peccato perché la squadra italiana ha avuto l'occasione di vincere il primo set e naturalmente sarebbe stato psicologicamente un grossissimo colpo a nostro favore, però l'Italia era riuscita ugualmente a giocare abbastanza bene nella secondo parziale, però ci siamo disuniti, abbiamo purtroppo perso concentrazione, determinazione e forse anche un pochino di grinta nella fase decisiva, cioè abbiamo retto fino al punteggio di 7-5 a nostro favore, 2-0 per la Francia, 16-14, 15-7, vediamo il sestetto che manderà in campo Silvano Prandi in questo terzo set, vediamo schierati Enrichiello, Cantagalli, Bertoli, Gardini, De Luigi e Fabio Ullo in regia. Mentre i nostri avversari francesi risponderanno probabilmente con Jean-Marc Jurkovic, Laurent Tilly, Alain Fabiani, Eric Bouvier. Philippe Blanc giocherà come schiacciatore opposto a Alain Fabiani. E poi infine Stefan Faure come altro schiacciatore d'ala. Questo è il sestetto francese, Italia che invece continuerà con Enrichiello e Bertoli schiacciatori d'ala, Vullo in regia e Cantagalli schiacciatore opposto. Schiacciatori centrali, Andrea Gardini e Guido De Luigi, rimane in panchina quindi lo schiacciatore centrale della Panini Andrea Lucchetta. La buona ricezione da Fabiani, Bouvier che realizza il primo cambio palla in favore dei francesi in questo terzo set, 2-0 per i nostri avversari. Ottima la conclusione in diagonale di Eric Bouvier. Laurent Tilly al servizio, la ricezione di Gianni Enrichiello. Fabio Ullo, Cantagalli, seccamente murato Luca Cantagalli. Hanno preso a muro le giuste contromisure i nostri avversari. Ancora Laurent Tilly che va a servire. Franco Bertoli, la palla passa dopo aver toccato il nastro, Fabiani per Jurkovic, non può nulla Bertoli in un disperato tentativo di difesa, punteggio di 2-0 in favore dei nostri avversari. Laurent Tilly ancora che serve, Gianni Enrichiello, Vullo, doppia finta italiana, Gianni Enrichiello, muro e fuori, riconquista la palla l'Italia grazie allo schiacciatore napoletano del Santal di Parma, Gianni Enrichiello, uno degli uomini più esperti della nazionale di Silvano Prandi. Servizio di Guido De Luigi, ancora un errore in battuta. 8 gli errori dell'Italia in battuta, 8 gli errori della squadra francese. Fabiani, De Luigi difettosissimo la sua ricezione, Vullo si deve spostare molto, Cantagalli murato, la palla però finisce fortunatamente fuori lateralmente al campo italiano. Ed è lo stesso Cantagalli che va al servizio, 2 punti da recuperare in questa fase iniziale del terzo set, il servizio sempre nelle mani di Luca Cantagalli. Fabiani, bellissimo questo schema con Fabiani che ha levato letteralmente il muro italiano e poi Stefan Faure non ha avuto difficoltà a concludere. È lo stesso Stefan Faure che va a servire, 29 anni, 1,94 m di altezza, 295 la sua presenza in nazionale, quindi giocatore molto esperto. Enrichiello, ottima la combinazione in schiacciata veloce, l'Italia riconquista il servizio, punteggio fermo sul 2-0. Eccolo qua inquadrato il 26enne della Santal di Parma, Gianni Enrichiello. La ricezione di Tilly, Fabiani, bella questa combinazione al centro con Gardini che è caduto nella finta di primo tempo, francesi che riconquistano la battuta con Jurkovic. Enrichiello in ricezione, Vullo chiama Bertoli alla schiacciata, ricostruiscono i nostri con Bouvier, la seconda linea Stefan Faure, la palla forse non è addirittura passata, comunque buono il muro di Bertoli, 2-0
i set, 2-0 il punteggio nel terzo gioco. Servizio nelle mani italiane con Andrea Gardini, difettosa la ricezione dei francesi, Cantagalli nel solito ruolo di alzatore, Franco Bertoli, seccamente murato Bertoli, ancora un cambio palla, era una buona occasione per realizzare il punto nel terzo set. C'è un cambio nelle file dei francesi, entra il giovane Olivier Rossard e va a riposarsi in panchina Philippe Blain. Vediamo le caratteristiche di Olivier Rossard, che ha 21 anni, è alto 1,94 m, gioca nella squadra di Lione ed ha già una sessantina di presenze in nazionale al suo attivo. L'Italia intanto ha riconquistato il servizio con Fabio Ullo in battuta, quindi prima linea potente con Bertoli, Cantagalli e De Luigi al centro. Fabiani fa saltare fuori tempo tutta la prima linea italiana e la Francia riconquista subito il servizio. Eric Bouvier con la sua battuta al salto non potente ma con molto polso, la ricezione di Gardini è buona, Bullo chiama Cantagalli, ancora curato seccamente Cantagalli, però non è stato aiutato da nessun tipo di finta né da un'adeguata copertura. Terzo punto per i francesi e Richiello, Bullo per Bertoli, ancora Cantagalli contro il muro a tre francese, finisce fuori la risposta del muro francese, punteggio fermo sul 3-0. La ricezione di Faye, di Olivier Bouvier, francesi che hanno riconquistato il servizio 16-14, 15-7, 3-0 per la squadra francese. La schiacciata di Franco Bertoli, qualche istante per pulire il terreno di gioco. Abbiamo appena rivisto l'ultima azione con l'Italia che ha riconquistato il diritto al servizio. Il servizio è sempre nelle mani di Guido De Luigi, 3-0 per i francesi. Va bene, non arriva in tempo Gardini, tantomeno Richiello, e i francesi che riconquistano il servizio. Ancora una piccola pausa per pulire il Taraflex del Palazzo delle Forze di Montpellier, che oggi con i padroni di casa in campo erano in ogni ordine di notte. E si riprende con la battuta precisa di Alain Fabiani, la difettosa risposta di Richiello, Bertoli da seconda linea, fuori la risposta del muro francese, ancora un cambio palla. Siamo sempre sul punteggio 3-0, squadra italiana che non riesce a dare continuità alla manovra. Il turno di Luca Cantagallo, riconquistano con grande facilità i nostri avversari il servizio. Bella la conclusione di Gianmarco Surkovic, Stefan Fora a servire, Cantagalli, Bullo da seconda linea a Bertoli, ottima la schiacciata di Franco Bertoli, squadra italiana che dopo una fase finale di secondo set un pochino deludente sembra essersi lentamente ritrovata. Purtroppo la battuta di Gianni Richiello, sono stati molto fallosi in questo fondamentale, 9 gli errori della squadra italiana contro gli 8 dei nostri avversari francesi. Servizio nelle mani di Jurkovic, ricezione difettosissima di De Luigi, rimedi aperto, andando a finire sui cartelloni pubblicitari, ricostruiscono i francesi, Fabiani, la vista e ancora l'inserimento di Bouvier, eccezionale la prova di Bouvier, che lo punteggio sempre fermo sul 4-0 in favore dei nostri avversari. Gardini, Bullo per De Luigi, una bella veloce su una strada non proprio precisa, e arriva il primo applauso per l'Italia da quando è iniziato il match. Ha battuto Fabio Bullo, buona ricezione francese, bellissima la combinazione tra Fabiani e Laurent Lee, due giocatori che il prossimo anno potremo vedere nel campionato italiano. La Francia riconquista con grande facilità il servizio, punteggio fermo sul 4-0. Bouvier, bellissima la conclusione di Bertoli da
zona 2, cioè la zona occupata spesso sovente in prima linea dal palleggiatore, per il diagonale di Bertoli, del capitano azzurro che va in battuta. Fabiani in sospensione, un bellissimo pallonetto di solito Lorandini, veramente efficace in questa fase iniziale del primo set. La squadra italiana sembra un pochino incapace di reagire. Gardini finisce fuori la risposta del muro di Jurković, ennesimo cambio palla, squadra italiana che non riesce a realizzare il primo punto. De Luigi che va a battere, Fabiani, potentissima la conclusione di Stefan Fort, e l'Italia non riesce a fare questo benedetto primo punto che forse la sbloccherebbe psicologicamente. Il servizio di Alain Fabiani, Vullo per Gardini, Murato Gardini si gioca ancora, Vullo chiama Bertoli da seconda linea, non era precisa l'alzata di Vullo, Bertoli ha rimediato in qualche modo, Tilly, Vullo per Gardini, per Richiello contro il muro 2, attenzione, ottimo il diagonale di Gianni Richiello, ennesimo cambio palla, l'Italia riconquista il servizio, ma il punteggio è sempre fermo sul 4-0 per i nostri avversari, che hanno vinto i primi 2-7, 16-14, 15-7. Ora un errore in battuta della squadra italiana, decimo errore complessivo, tantissimi gli errori di Cantagalli. Corta la battuta dei francesi, Vullo, la finta di Gardini, il pallonetto di Bertoli, non arriva in tempo for, e l'Italia realizza l'ennesimo cambio palla. Purtroppo non riusciamo a dare continuità alla nostra azione offensiva quando siamo in possesso della battuta, e quindi il punteggio pur per noi rimane sempre di zero. Andiamo a vedere adesso Gianni Richiello, che è un po' difettosa, Fabiani rimedia in sospensione, il nostro muro non arriva in tempo, e la Francia riconquista per l'ennesima volta il servizio e va a battere con Jean-Marc Jurković, 23 anni, gioca nella squadra di Grenoble, è alto 1,94 m. La ricezione di De Luigi per Vullo, la finta di Gardini per Berto, finisce fuori la risposta del muro di Olivier Rossard. L'Italia ancora ennesimo cambio palla, ma il punteggio resta fermo sul 4-0. Rossard, lo stesso Rossard, bellissima conclusione di sinistro, anticipa ancora una volta il muro italiano che patisce le conclusioni dei francesi dalla zona 2. È lo stesso giovane Rossard che va a battere. Vullo si deve spostare a causa di una ricezione difettosa, il diagonale di Bertoli rimedia a Por, Fabiani per Bouvier, potente Bouvier rimedia a Richiello, passata di Gardini, Cantagalli da seconda linea, ancora Murato, ma si gioca ancora nonostante le proteste dei francesi, Murato anche De Luigi, Vullo ancora per De Luigi, ottima la schiacciata di De Luigi, finalmente il messicano arredondo, dice che la palla ha toccato terra. L'Italia sta tenendo fermi i francesi a quota 4, ma non riesce a quantomeno dimezzare un pochino lo svantaggio. Ecco il primo punto, direttamente su battuta, opera di Fabio Vullo, 4-1. Bisogna rischiare in battuta perché la ricezione dei francesi non sempre è perfetta, forse il loro unico punto debole. Ancora qualche problema da battuta di Vullo, non ne approfitta De Luigi, peccato. Fabiani chiama Stefan Ford dalla seconda linea, rimedia Enrichiello dopo l'intervento di Gardini, appoggia a Cantagalli, bellissima la combinazione in veloce suggerita da Soldo Fabiani e conclusa molto bene da Lorenzi lì. Potevamo fare il punto del 4-2, non è stato svelto di lui, i francesi naturalmente ne hanno approfittato. Siamo fermi sul 4-1, servizio nelle mani dei transalpini che vanno a battere con Eric Bouvier, 25 anni, gioca anche lui nella squadra di Grenoble, è alto 1,96 m. Cantagalli finalmente ritrova la sua schiacciata potente, ma dobbiamo ricordare che Cantagalli risente di un infortunio al ginocchio, era anche in corso fino a pochi minuti all'inizio della gara la sua presenza nel sestetto iniziale. L'Italia riconquista il servizio, ma durano poco le nostre serie di battuta perché Fabiani è in grandissima giornata divina. I schiacciatori francesi hanno al massimo di fronte il muro a 1. Andiamo a vedere, Gardini che riceve, Vullo, la doppia combinazione al centro, non si capiscono bene
Vullo e Cantagalli, sue fanforre, rimposta Franco Bertoli. Ancora Vullo per Enrichiello. Pallonetto sbagliato nettamente da Enrichiello, punteggio fermo sul 5-1, anzi non fermo, eravamo 4-1, i francesi hanno realizzato il quinto punto. Squadra italiana sempre disposta in ricezione. Il servizio è sempre per Laurentelli. Bellissima la combinazione in veloce con Cantagalli, che sembra piano piano riprendersi dopo un secondo set giocato a non proprio stesso livello. Rivediamo questa bella combinazione chiusa quasi al limite dei 3 metri da Cantagalli. La battuta di De Luigi, difettosa la ricezione, rimedia Fabiani, il pallonetto, nessuno arriva in tempo, palla purtroppo ha toccato terra. Ancora cambio palla sul punteggio di 5-1, un cambio nelle file dei francesi. Rientra Hervé Masson e va in panchina tra qualche istante, appena l'arbitro darà l'ok. Jean-Marc Zurgovic, e sentita alle stelle naturalmente il tipo dei francesi che conducono largamente questo terzo set e che già hanno vinto i primi due set col punteggio di 16-14 e 15-7. Ecco che viene effettuato il cambio, punteggio di 5-1. Ne approfittiamo per fare un primo commento con Marco Negri, che è venuto a trovarci in postazione. Marco, dopo un primo set giocato su altissimi livelli dall'Italia, c'è stato qualcosa oltre che dal punto di vista tecnico, sicuramente anche dal punto di vista psicologico, che non ci ha permesso di proseguire in quel bel gioco mostrato nel primo parziale. Non so se sei d'accordo. Sì, purtroppo abbiamo veramente sostenuto un primo set eccezionale, ad altissimi livelli, tenendo conto che questa Francia è una grandissima squadra e quindi sicuramente andrà molto molto in alto a mio avviso. Poi dopo chiaramente ci siamo un pochettino scaricati anche tecnicamente, forse non lo so, io avrei insistito decisamente di più sulla battuta più insidiosa, perché qui i francesi continuano a ricevere benissimo e vanno con combinazioni che sono micidiali per noi, e poi forse avrei insistito un pochettino di più anche sul nostro gioco in primo tempo in combinazione, che ci ha sempre dato punti. Sai, i nostri schistatori vanno bene, ma con un muro a tre di questi francesi a volte si va al suicidio. E vediamo che cosa succede dopo il primo commento di Marco Negri. Punteggio di 6-1 in favore della Francia, c'è un cambio nelle file italiane, rientra Andrea Lucchetta, va in panchina Andrea Gardini, quindi cambio di schiacciatori centrali da parte della squadra italiana. Bellissima la conclusione di Andrea Lucchetta, che non aveva giocato la fase finale del secondo set. Rivediamo anche questa bella conclusione di Lucchetta, che anticipa il muro francese. Come ha detto Marco Negri, bisognerebbe giocare di più sulle combinazioni di primo tempo, perché i francesi sulle combinazioni di secondo tempo sono veramente bravi anche nel recupero. Fabiani, Rossard, potente la sua schiacciata, non arriva in tempo nel muro di Vullo, tantomeno Cantagalli. Ancora un cambio nella squadra italiana, entra per la prima volta in questa partita Luca Milocco e va in panchina Gianni Enrichiello. I francesi inquadrano naturalmente uno dei loro beniamini, il 27enne Hervé Masson, non si curano troppo della squadra italiana. Pullo, bellissima la conclusione di Bertoli, bisogna approfittare del gioco veloce, bisogna insistere anche quando la ricezione non è perfetta. Andrea Lucchetta a servizio, 5 punti da recuperare, 6-1. Secondo punto di Andrea Lucchetta, ottima la sua battuta che coglie in controtempo Hervé Masson. Ancora turno di servizio per la squadra italiana, punteggio di 6-2. Rossa, Bouvier, rimedia Milocco, spinge molto bene Vullo questo pallonetto. Terzo punto per la squadra italiana, che piano piano sta ritrovando un pochino di continuità. Comunque la strada è ancora lunga, Andrea Lucchetta parte al limite dei 9 metri, riceve bene la Francia, bellissima la conclusione di Eric Bouvier, veramente giocatore di altissimi valori nella scala dei livelli mondiali. Andiamo a vedere la ricezione di Lucchetta. De Luigi decide di non forzare troppo, fa bene perché coglie un pochino impreparato Stefan Faure. L'Italia riconquista il servizio sul punteggio di 6-3. Fabio Vullo decide di battere teso, rischiosa ma efficace la sua battuta,
non si capiscono Fabiani e Buie, quarto punto per la squadra italiana. E adesso ci sarà un time out richiesto dall'allenatore francese Eric Daniel. Sentiamo ancora Marco Negri. Ma io direi che in questo momento l'Italia sta decisamente recuperando bene. Se riesce poi a ritornare a questi livelli di primo set dove abbiamo visto questa pallavolo fantastica, io resto ancora fiducioso, proprio perché un Guido De Luigi, a mio avviso fino a questo momento, ha giocato un'ottima partita. E poi Lochetto ancora l'ho visto rientrare con grande entusiasmo, con grande voglia. È sufficiente che l'Italia acquisti un pizzico di fiducia in più e un po' più di sicurezza. E io ritengo che si possa veramente rimettere in gioco perlomeno un set, se non tutta la partita. E andiamo a vedere. Si ricomincia sul punteggio di 6-4. Ancora Fabio Ullo che va al servizio. Fabiani, Bouvier, non ce la fa Milocco. Si è preso da qualche istante il posto di Gianni Righiello. Francesi che dopo questo time out riconquistano il servizio, vanno a battere con Eric Bouvier. Forti lì e Fabiani sono in prima linea. Andiamo a vedere Andrea Lucchetta per Bullo, per Bertoli, potente la schiacciata di Bertoli, finisce fuori la risposta della difesa francese. Italia che riconquista il servizio, Franco Bertoli va a battere. Rossar, buona ricezione, ottimo il pallonetto dei francesi, colgono impreparata tutta la seconda linea francese. Punteggio fermo sul 6-4, avete rivisto il pallonetto dei francesi, ecco inquadrato Laurent Tilly, 23 anni, ha giocato tantissimi anni nella squadra del Cannes, più di 180 nella selezione nazionale, giocherà dal prossimo anno col Cutiba di Falconara. Difettosissima la ricezione italiana che regala, proprio regala il settimo punto alla squadra francese, che non ha certo bisogno di questi gentili omaggi, bisogna stare più concentrati, anche un pochino forse più bassi sulle gambe, anche se la fatica comincia a farsi sentire. Lucchetta rimedia adesso con una buona eccezione. Milocco, potente la schiacciata di Milocco. Cantagalli, durato certamente Cantagalli, non è proprio la giornata dello schiacciatore centrale, lo schiacciatore opposto del Panini di Modena. Marco, mi sembra che non ci sia la continuità per arrivare ad accorciare distanze, facciamo delle cose belle ma non diamo continuità al nostro gioco. Purtroppo è inquadrato perfettamente la situazione, se avessimo un briciolo più di continuità, un briciolo di fiducia in più, ripeteremo sicuramente una pallavolo del livello come il primo parziale. Mi ripeto perché devo sottolineare la grande prova del primo parziale, che se non avessimo avuto un po' anche mio avviso da parte dell'arbitraggio che ci è stato sfavorevole sul 14 pare, conseguivamo la vittoria del primo set e cambiava decisamente la musica, perché l'Italia è forte, io ne sono fermamente convinto. Ovviamente adesso le cose non stanno andando bene, però è forte questa Italia qua, lo voglio sottolineare perché si è preparata troppo bene per questo appuntamento ed è un gruppo veramente molto molto affiatato, un gruppo omogeneo che ci può dare tante soddisfazioni. È chiaro che in questo momento non è che i risultati si stiano confortando. Rientriamo in cronaca, è uscito Luca Cantagalli, è entrato al suo posto il giovane Zorzi che già aveva giocato nel primo e nel secondo set. L'Italia ha riconquistato il diritto a battere, ma abbiamo 5 punti da recuperare. Rossar per Fabiani, finisce fuori questa combinazione veloce dei francesi, accorciamo un pochino le distanze, punteggio di 9-5, batte sempre Guido De Luigi. Rossar, buona sua ricezione, Fabiani, la combinazione veloce, si fa cogliere tutta in avanti la seconda linea italiana. Il punteggio rimane fermo sul 9-5, cambio palla e il capitano Alain Fabiani, che il prossimo anno giocherà nel Santal di Parma, che andrà a servire appena sarà pronto il terreno di gioco del Palazzo dello Sport di Montpellier. 4 punti dividono Italia e Francia in questo terzo set, 2-7-0 in favore dei nostri avversari. Alain Fabiani ha battuto, difettosissime le nostre ricezioni, ecco Zorzi, potente, ma recupera Bouvier. Fabiani, potente la schiacciata di Hervé Masson.
Bullo con Milocco contro il muro e 3, non può forzare troppo Milocco, for rimposta per il mancino Rozzar, e Lucchetta non fa in tempo dopo aver durato abbastanza bene a tirare tutto il suo servizio, decimo punto per la Francia contro i 5 della squadra azzurra, che veramente non riesce a dare un pochino di continuità al suo gioco d'attacco. Milocco, ancora Milocco chiamato in schiacciata, Murato, ma si gioca ancora, De Luigi ha recuperato, Lucchetta rinuncia anche a saltare, addirittura l'Italia è proprio in barca, non stiamo giocando bene assolutamente, stiamo giocando anzi molto male. Purtroppo dopo il primo set perso veramente male, 16-14, con qualche errata decisione arbitrale. Abbiamo poi patito nel secondo set le combinazioni varie e velocissime dei nostri avversari. E adesso la situazione è, per così dire, drammatica. 6 punti seguono alla Francia, che è già a quota 11 contro i 5 punti dell'Italia. In questo momento anche Cantagalli e Gardini in panchina, mentre a Portocampo si sta scaldando il giovane Leano Petrelli. La ricezione di De Luigi è difettosissima, la nostra ricezione, Giorgi. Fabiani per Mazzò, mette fuori la palla, respinta dalla seconda linea azzurra, ed è il 12° punto per la squadra francese, squadra italiana che è veramente deconcentrata, nervosa, non riesce più neanche a reagire, non si può assolutamente mollare così. Si tratta di un campionato del mondo e bisogna tenere i nervi saldi fino all'ultimo punto. Anche quando le cose vanno male bisogna restare concentrati e determinati. È rientrato tanto in campo Cantagalli, l'Italia riconquista il servizio con questa bella veloce ispirata da Bullo e chiusa molto bene da Andrea Lucchetta. 13-5 per i nostri avversari e Cantagalli che va a servire. Fabiani, ottima la prova di Fabiani. Ora Fabiani, Muro finisce fuori di soffio, anche un pochino di sfortuna nella squadra italiana, punteggio fermo sul 3-5 per i nostri avversari. Stefan Ford, Cantagalli, Bullo curato certamente, Andrea Lucchetta, abbiamo perso in concentrazione anche il nostro regista Bullo. Non ha guardato più dalla parte del campo francese. Match ball per la Francia, 14-5. Annullato il primo match ball grazie a una combinazione veloce di Andrea Lucchetta. L'Italia riprende il servizio con Milocco, mentre Berto di Bullo e Andrea Lucchetta sono in prima linea. Milocco, vedete, è il segno della deconcentrazione della squadra italiana, proprio non va, proprio non ci siamo. Secondo match ball per i francesi e tutto il pubblico di Montpellier in piedi ad aspettare la vittoria dei propri beninamini. Bullo, Bertoli contro il muro 1, annullato anche il secondo match ball, ma nella squadra italiana non c'è più convinzione, non c'è più la determinazione e la grinta che aveva permesso di arrivare a un soffio dalla vittoria nel primo set. È Andrea Lucchetta che va a battere. De Luigi, errore grossolano, vedete quanta deconcentrazione ci sia. La squadra azzurra che non approfitta delle tantissime occasioni che si stanno dando i francesi. Terzo match ball, punteggio fermo sul 14-5. Bullo, doppia finta al centro. Cantagalli, la palla non passa neanche. I francesi vincono col punteggio di 15-5 anche in terzo set, l'intero incontro col punteggio di 3-0. 16-14, 15-7, 15-5, si conclude il girone di Montpellier, l'Italia andrà a giocare a Tolosa e dovrà affrontare Brasile, Bulgaria e Cecoslovacchia. Ci sono in questo girone anche la Francia e la Cina, l'Italia quindi entra con 2 punti ottenuti con la vittoria contro la Cina nella prima giornata di gara. Invece nel girone di Nantes giocheranno Unione Sovietica, Polonia, Cuba, Stati Uniti,